Ben ritrovati, amici tifosi del grande calcio. Ragazzi, l'attesa è finita. Sono iniziati gli europei. Un lungo mese di grande calcio, di grande sport, di grande spettacolo per tutti gli amanti del grande calcio. E ovviamente sul mio canale non ci poteva essere, non poteva mancare l'appuntamento con la partita inaugurale, con la partita che apriva appunto Euro 2024. A distanza di 18 e lunghi anni da quell'indimenticabile 9 giugno del 2006, Germania contro Costa Rica, finì 4-2 per la nazionale di Jürgen Klinsmann. La Germania torna a ospitare una grande manifestazione dai mondiali del 2006, che tutti noi sappiamo come sono terminati, con il successo ai calci di rigore per la nazionale di Marcello Lippi, a questi europei 18 e lunghi anni dopo. Parliamo di questa sfida inaugurale tra Germania e Scozia, manita pokerissimo, grande spettacolo, 6 gol, tante emozioni. Abbiamo visto di che pasta è fatta la nazionale tedesca, abbiamo capito che la Germania sarà grande protagonista ad Euro 2024. Apre Florian Wirtz, la stellina classe 2003, che ha incantato in questa stagione, in questo 2024, con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Ha guidato la formazione dell'ex regista di Real Madrid e Liverpool fino alla conquista della Bundesliga, del primo titolo nazionale per il Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen che poi è stato guidato da Florian Wirtz fino alla finale, e fino alla finale anche di Europa League, persa contro l'Atalanta. Ragazzi, Florian Wirtz è uno spettacolo per i nostri occhi. Apre la sfida con un destro delicato che Gunn tocca ma non riesce a respingere, il pallone va a sbattere sul palo ed entra in rete per la grande gioia di un Allianz Arena e clamorosa, grande pubblico, grande atmosfera, una cerimonia d'apertura che ha sicuramente incantato i nostri occhi. Dal dominio dei primi 10 minuti al gol che ha aperto questa sfida firmata da Wirtz, una Germania che non si è accontentata del vantaggio, ha trovato il raddoppio con Jamal Musiala, l'altra stella di questa Germania di Julian Nagelsmann. Dopo la parentesi della mondiale sotto la gestione tecnica di Flick, con Nagelsmann questa Germania può sognare. Il raddoppio da parte di il raddoppio, come dicevamo, che arriva grazie alla firma di Jamal Musiala, una Germania che avrebbe anche un calcio di rigore al minuto numero 25 che Turpin non assegna grazie all'utilizzo della VAR. Rigore che però arriverà al minuto numero 43 dopo un primo tempo davvero da brividi, un primo tempo dominato in lungo e in largo dalla formazione di Nagelsmann. Rigore che arriva per l'entrataccia di Porteous su Gundogan pochi istanti prima, il centrocampista ex Manchester City era andato vicino al gol del 3-0. Calcio di rigore per l'entrataccia di Porteous sullo stesso Gundogan. Turpin estrae anche il cartellino rosso,
dagli 11 metri, non sbaglia, Kai Havertz per un 3-0 che non emette sentenze. Havertz uscirà nel corso del secondo tempo per far posto, per dare spazio anche a Niklas Füllkrug e l'ex Werder Bremen, dopo una stagione davvero pazzesca con la maglia della Borussia Dortmund, fa il suo esordio agli europei con una prestazione nel corso del secondo tempo stellare. Prima firma il gol del 4-0 sul servizio no look di Gundogan, trova addirittura una doppietta, gioia per la doppietta personale negata solamente dal VAR. È una Germania che anche con l'entrata in campo di Sané prima, di Füllkrug poi, ci sarà spazio anche per Müller nel finale. È una Germania che ha fatto veramente vedere di che pasta è fatta e soprattutto ha dato una risposta a tutte le altre pretendenti e favorite per questo europeo. L'autogol da parte di Antonio Rudiger, calcio di punizione per la Scozia, colpo di testa di McKenna che trova la deviazione, l'ultimo tocco sfortunato del difensore del Real Madrid che beffa Neuer per il cosiddetto gol della bandiera per la formazione di Steve Clark. Pochi minuti dopo, prima del triplice fischio da parte di Turpin, servizio all'indietro da parte di Müller e poi botta da fuori area vincente per il 5-1 finale firmato Emre Can. Pokerissimo, una manita con la quale si apre l'europeo Euro 2024 per una Germania che ha incantato, per una Germania che ha dominato dal primo fino al 94esimo, una Scozia invece che alla sua quarta partecipazione, la seconda consecutiva dopo quella del 2021, dopo le partecipazioni nel 92 e nel 96, questa quarta partecipazione all'europeo si apre davvero nel peggiore dei modi, ma davanti c'era un colosso mondiale, c'era una delle grandi favorite che vuole tornare a vivere una grande estate, un titolo che manca da ben 28 e lunghi anni. Quindi davvero la formazione di Julian Nagelsmann apre Euro 2024 con un successo maestoso. Ci siamo sicuramente divertiti, abbiamo visto di che pasta sono fatti i tedeschi. Nel primo tempo ci pensa Florian Wirtz, nel corso della ripresa tutta la classe, la potenza, la leadership e anche la finalizzazione di Niklas Füllkrug. Ragazzi, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo esordio da parte della Germania di Julian Nagelsmann. Pokerissimo, manita, domani tocca agli azzurri e io ovviamente ci sarò presente per un commento, un'analisi della partita della formazione di Luciano Spalletti. Io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video.